Allevatori e agricoltori in protesta per denunciare l'emergenza costituita dal proliferare dei cinghiali si sono dati appuntamento a Vagliolise sulla statale 107 davanti alla sede decentrata della Regione Calabria a Cosenza alla manifestazione organizzata dalla Coldiretti. Oggi quello che chiediamo pure alla Regione è di rivedere la posizione per quanto riguarda il principio dei de minimis sui ristori. Cosa sono i de minimis? È una legge che limita l'importo massimo di ristoro e in questo caso sono 25.000 euro per 3 anni e questo non è assolutamente sostenibile perché molte aziende subiscono danni di gran lunga superiore solo in un anno. Per cui noi alla Regione già abbiamo chiesto a fine maggio di recepire le modifiche che sono state apportate alla legge nazionale e quindi di mettere in atto un piano straordinario per il contenimento, per la redazione del quale già abbiamo presentato quelle che sono le nostre stanze, cioè abbattimenti e catture su tutto il territorio regionale, in quelle aree dove ovviamente si dimostra una presenza incontrollata di fauna selvatica. Possibilità di intervenire su tutto il territorio, anche in quelle aree protette e nelle zone dei parchi naturali, dove oggi queste sono delle riserve dove i cinghiali si vanno a rifugiare nei periodi di caccia e poi ritornano allo scoperto in tutte le aree nel momento in cui la caccia viene chiusa. Possibilità di poter partecipare al piano di contenimento anche agli agricoltori, ovviamente previo porto d'armi e permessi di caccia, possibilità di costituire delle guardie venatorie, ed è quello che faremo proprio come Coldiretti, con la partecipazione sia dei cacciatori ma anche e soprattutto da parte degli agricoltori. Ma la Regione si è mossa tanto, ci sono stati degli importanti provvedimenti, delibere di giunta, DCA, che hanno moltiplicato gli abbattimenti. Certamente bisogna muoversi in una serie di norme che sono di rilievo nazionale, ma in questi anni noi abbiamo aumentato notevolmente il numero di abbattimenti e abbiamo soprattutto iniziato un percorso, quello della filiera della carne da cinghiale, che sarà foriero di ulteriori abbattimenti per l'eradicazione di questa specie, che è un problema per tutti a livello nazionale. Noi abbiamo già fatto dei provvedimenti, qui faremo un ulteriore piano di eradicazione per aumentare il numero degli abbattimenti, ma naturalmente tutto questo è nell'ambito di una serie di percorsi che sono percorsi che dovranno essere definiti anche attraverso un insieme di norme che esistono in materia. I risarcimenti ci sono, abbiamo quasi colmato tutti i divari rispetto agli anni precedenti, siamo all'anno 2022, ma nel 2023 entro poco liquideremo anche il 2023. Pericolo peste suina, noi ce l'abbiamo in casa perché a Reggio Calabria non ci sono casi segnalati ormai da mesi, ci sono stati segnalati però purtroppo dei casi al Lago Negro, quindi ai confini della parte nord della Calabria, speriamo che non si propaghi da questa parte, ma per il resto la questione è abbastanza sotto controllo.